È stata una buona settimana. Avevo un po' paura, onestamente, dell'approccio perché dopo una vittoria importante come a Monopoli pensavo di non vedere la squadra così applicata e invece ho avuto risposte importanti. Significa che stiamo iniziando a capire che la nostra motivazione non è data dai risultati, da una vittoria o una sconfitta, ma dal processo di crescita, dal miglioramento. E è quello che ci motiva a venire al campo con la voglia di migliorare. I ragazzi stanno capendo questo perché questa settimana si sono allenati molto bene. Insomma, questa è la base per avere la mentalità giusta. Abbiamo Bombaggi in dubbio perché ha avuto un risentimento alla schiena, ha avuto un po' di dolore alla schiena. Oggi, come al solito, i fisioterapisti dopo l'allenamento lo valutano per capire se può essere della partita o meno. L'approccio che ha avuto la squadra questa settimana è stato un approccio molto positivo. Quella è la chiave. Io spero che riusciremo a portare avanti queste settimane di allenamento così importanti, perché è l'unico momento in cui noi abbiamo il controllo. Non possiamo oggi sapere se vinciamo una partita o due, che succederà. Sicuramente se noi manteniamo questa attenzione durante gli allenamenti, noi le partite sicuramente ce le giocheremo e poi non si sa mai quello che succede, puoi anche giocare alla grande e perdere, questo è il calcio, ma se la squadra continua ad avere questa mentalità nella preparazione agli allenamenti, nella preparazione, no, alle vittorie, allora sì che avremo un processo di crescita importante. Io credo che ci saranno momenti difficili, saranno inevitabili, mi aspetto equilibrio, rimanendo nella nostra filosofia, che la nostra motivazione non deve essere una sconfitta o una vittoria, non è quello che ci motiva, ma venire qua al campo per migliorare e cercare di essere la migliore squadra che possiamo essere. Quella è la nostra più grande motivazione, e se la tua filosofia è quella, io non i momenti difficili come risultati, forse come prestazioni, ma sulla prestazione si lavora. La difficoltà saranno i risultati, perché non saranno mai il nostro controllo. Perderemo delle partite, perché tutti perdono le partite. Bisognerà avere equilibrio e continuare a lavorare sul campo, seguendo la nostra filosofia. Noi vogliamo migliorare per arrivare a essere la miglior squadra che possiamo essere. La Casertana gioca 4-3-3, rispetto al Monopoli è una squadra che ha più equilibrio, perché quando attacca le due mezze ali generalmente si muovono poco rispetto al Monopoli, e quindi sicuramente avremo meno spazi, sicuramente sarà una partita un po' più complicata da sbloccare. Per quanto riguarda il loro punto debole, potrebbe essere il fatto che, lavorando con una punta, la nostra costruzione del gioco potrebbe essere una buona costruzione domani, perché con i due difensori centrali, se saremmo bravi, riusciremo a mettere in mezzo il loro attaccante. Quindi è una partita, dentro la tattica c'è la competizione, che è la cosa più importante. La partita più importante per noi è quella di domani. E tutte le energie sono concentrate domani.